I leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, sono stati condannati a 8 anni per aver devastato la sede della CGIL. E non l'hanno presa proprio benissimo. I camerati, a seguito dei due leader, in aula hanno alzato le braccia nel classico saluto romano, quello di cui era già maestro quel tizio che firmò le leggi razziali. E hanno intonato cori come «La gente come noi non molla mai» e «Mo famo la guerra». Simpatici, no? Per ora comunque i due leader hanno una camera prenotata senza vista per 8 anni. Il resto si vedrà, o meglio, vediamolo ora. Forza Nuova è come un pollo in equilibrio sul cornicione di un davanzale. Noi lo guardiamo nei suoi continui tentativi di spiccare il volo. Tanto non ce la fa, dicono i fiduciosi. Sono i soliti quattro gatti, danno di gomito altri ancora. Ma nel frattempo il pollo ci guarda. Fa ridere ma anche un po' paura. Ogni tanto becca. Ogni giorno crea odio. Il 9 settembre del 2021 ha devastato la sede della CGIL, riuscendo ad armare il malcontento. La condanna per la devastazione della sede del più grande sindacato italiano è questione che attiene alla giustizia. Poi però c'è il contorno politico, che non è affatto contorno, perché stiamo parlando di un partito antidemocratico che ha già colto la condanna di ieri come trampolino di lancio per le prossime elezioni europee. Era passata mezz'ora dalla condanna e avevano già fatto uscire il loro comunicato. Forza Nuova oggi dichiara di voler partecipare alle prossime elezioni europee 2024. Perché quando sei antidemocratico e la democrazia ti condanna, ne fai subito un fregio. Lo scioglimento di Forza Nuova sarebbe l'estrema ratio di uno Stato democratico non in perfetta salute. Vero, ma non si guarisce dalle proprie ferite fingendo che siano delle sopportabili medagliette al valore.